time. Bentornati Prezza con paura dei ragni. Non è vero, sono lui che non ha paura degli ragni. Bentornati con Jax 3. Sono qui sempre in compagnia di Ker Stefano, Andrea e il cinese Isaac, che ha paura dei ragni. Salve. Ho appena scoperto che tutti e tre, cioè loro tre hanno paura dei ragni e io no. Purtroppo. Ecco, adesso ti burlerai di noi e metterai i ragni. Ma te hai paura dei clown? Più che altro li odio, ma è vero, da piccolo avevo paura dei clown. Sì, mi ricordo che Sporo una volta l'ho fatto incazzare e ha detto: adesso per vendetta lingua pruizzo un clown. Lol. Comunque, ti piacerà quello che ho fatto alla tua scenetta. Oh my god. Sono tornato qui in questo livello a pestare un contenitore di sangue. Esatto, perché la missione mi ha detto di spestare un contenitore di sangue. Uno l'ho già fatto, questo qui. Ora mi stavo chiedendo come diamine faccio andare in quell'altro lì. Qua per terra però. Qui. La lente di ingrandimento per osservare la bellezza delle texture. Esatto. No, aspetta, forse devo puntarla verso la lente di ingrandimento. Sono apparse le cose in giro per la stanza. È vero. Forse questa lente di ingrandimento ha dei poteri. Oh, ecco, posso controllarla così. Illuminati. Oh, non guardare quell'orso brutto. Che succede? Non volevo. Eccolo. È un teletrasporto. E questo mi ricorda tanto Super Mario. Babà, questo gioco ha copiato Super Mario. Tutto. Ma dove sei, sul pupazzo di Five Nights at Freddy? No, sembra più Daffy Duck, che avete presente? Sì, che abbiamo presente Daffy Duck. Questo gioco ha copiato Daffy Duck. Questo gioco ha copiato questo gioco. Vergogna. No, effettivamente. Questo orso qua sembra tanto quello di Five Nights at Freddy. Oh, adesso no. Sappiamo cosa ha copiato Five Nights at Freddy. Distruggili tutti, veloce. Dai. Cioè, gliela puoi fare. Sì, ce l'ho fatta. Cosa è successo? Adesso Gigliani fa uno streamer. Cos'è? Ah, prendilo, è un coso che serve forse per il 100%. Veloce, vai. 4, 3, e come si chiama? Buon anno. Ho sbagliato. Come sempre, no? Adesso sai cosa devi fare. Esatto. Però dai, seriamente, orso. Non ho capito quante cose ci sono su questo gioco. Ci sono allora i telecomandi, ci sono le farfalline, ci sono le manine, poi ci sono le B. Ma mi sa che questo invece credo sia una parte della missione del gioco. Bisogna fare tutti i minigiochi del livello. Sì, ma come cazzo è possibile che mi fa male? Non puoi farti uccidere da quelle pulci. Pulci. Guarda che rosa, sono più grosse di me. Ma che... Jack. Dai, ma la morte di Crash. Ma non mi ha manco toccato. Provare il gioco del Five Nights at Freddy's gigante. Mi devi spiegare perché diventi coriandoli? C'è il teletrasporto. E diventi un mucchietto di coriandoli. Va bene. Picciolisci. E vabbè, questi giochi erano... Ma tu cerchi pure di spiegare a Isaac le cose, cioè ci sprechi pure il tempo? Ma tu non devi vedere che spieghi a me, tu devi vedere che devi spiegare alla gente che ci segue, che non capisce, perché è difficile certo da capire. Che non capisci, perché sono tutti degli spettatori Isaac. Cioè, degli spettatori cinesi. Stai insultando i tuoi spettatori, Fruiz. Non è vero. Iscrivetevi. Dissociatevi. No, non lo fate. Ce la fa, guarda che casca nel nulla. Occhio. No, non ce la fa col tempo, mi sa. Lo dice occhio. Coriandoli. È colpa tua, vieni qui. Che fine ha fatto l'orso? Gli orsi sono la via. Gli orsi sono la strada. Aspetta, ma c'è una tavola da biliardo senza palle da biliardo? Mangia questa cosa. Se non la usano più. Ma potevi anche dire. Questo gioco ha copiato un simulatore di biliardo. Io mi dissocio da questo gruppo di orsi. Qualcuno lo faccia stare zitto alla sua maniera. Imbavagliato. Bravo Andrea. Ho fatto niente io. Ah. E allora chi ha imbavagliato Isaac? Cosa dovrei guardare qui?
Boh. I miei piedi. No. Oh, invece sì. Cioè, guardandosi i piedi. Ecco le palle! Eccole! Eccole! Lo sapevo che c'erano! Lo sapevo! Questo gioco ha copiato biliardo! Io mi dissocio da Zaiji. No, Prince, non dovresti rompere. Sono tutti così nelle buche. Perché non ti uccido, dannata cosa? Devi tirarle nelle buche le palle, non distruggerle. Devi prendere la mira. Perché rimbalzano. Il loro attacco sta nel saltare da fermi e rimbalzare. Oh, e questo lo prendo. Ecco, ora corri. Corri che non dovrebbe essere. Adesso casca in uno dei buchi laterali, perché è vicinissimo. E casca in un buco laterale e muore. Oh, non uno l'abbiamo preso. Ecco, ce l'ha fatta. Per me devi prenderne tre. Due. Sì. Andiamo a prendere quelle di prima, dai. Ma siamo sicuri? Ma c'è un modo per battere quegli orsi? Perché al momento sembrano... Non basta colpirli con la coda, tipo. No? Boh. Non lo so. Propri? Te che sei esperto? Io dico cacca. Che è proprio la adesso? La risposta esatto! Yeah! No, Crash Time! Registra, te. Ecco. Bello come il video si tirano. Ok, allora ci siamo. Ok, allora ci siamo. Non è che hai tutto lo spazio massimo dell'hard disk, Pruitz, no, visto che ormai si è stoppato quattro volte. L'ho liberato. Spero. Ok, signor. Ma c'è una mano lì, la vedi? Ti dà vita quella mano. Torna indietro, Pruitz, rotella, torna indietro. Non credo sia la vita. Rotella. Però... Io visto il film. Mi ricordavo bene. Sali su, bravissimo. Dammi sta vita. Abbiamo un po' di energia, giusto un pelino. E ora andiamo nel lavandino. Ecco, il lavandino magico. Salva. Coriandoli. Ultra coriandoli. Ti fa incitate a Xiverso? Sì. Beh, per Pruitz sì, dai, possiamo accettarlo. Solo perché è Pruitz. Perché noi Pruitz. Siamo giocatori veri. E usiamo i save states, perché siamo giocatori di veri. Vai su. Sì. Allora, Dixtory, cosa vogliamo fare? 2000 video per un gioco? Come gli facciamo la parte fare? Numero 200 di Gex. Esatto. Allora, di qua. Ok. Ma poi perché ci sono quei mostri marini in un lavandino? Perché non lo pulisce mai. Ecco perché. Su Pruitz, su. Visto che ha salvato la vita. Ti ha salvato la vita. Dai, prendi quella bolla. Ne manca una, solo una. Credo sia l'ultima. Che cazzo di bolle sono quelle? Bolle, mille bolle blu. Oddio! Mio Dio, hai preso la mobilità più antica di mio nonno. Dai, vai! Dai! Li facciamo. Vado! Bravo, Pruitz. Però non so se non ti ricordo. Attraverso il lavandino. No, ma attenzione, signori. Non so se riuscite a notare una cosa. Andrea, hai mai notato sta cosa? Cosa? Non si vede più, non è più un album fotografico. È vero. È più fluido adesso. È vero. È strano. E siamo più persone. Non ci Steve, shot. A vederlo alla... Tutta quanta la gente che ci segue, venite qua così almeno vediamo a 30 fps. Ecco. Noi lo vedremo a 30 fps. E voi no. Vaffanculo, va, ci sta mettendo 3 anni. Mi sarà visto 0 volte il video uscito, quindi... Ciao. Signori, però, applausi, mezz'ora per un livello. Mettetemi piace. Nike e Tomb Raider. No, Tomb Raider. Manca Lara Croft. Ci vogliamo ricordare il tempio di Tinnos? Oh, vabbè, Dio. Io ci ho messo meno di un'ora a livello, cioè di solito, la maggior parte delle volte. Cioè, il non ho mai messo... Il livello è l'unico che prende circa un'ora. Il resto io non ci ho messo un'ora.
problema è che ho dovuto rifare un paio di livelli perché mi sono incasinato con i quick save. Già. Vedi, uso il quick save. Li uso senza fare let's play. E comunque però usavo tutto fatto a fine l'ultimo livello. Livello l'hai messo su YouTube, perciò non potevi utilizzarlo. Non li ho usati sull'ultimo livello. Wait. Vabbè, quante storie. Non mi ricordo. Guarda che non ci arriva tempo, guarda che non ci arriva non tempo. Non ci arriva tempo un cazzo, veramente. Mi dispiace, Pruitz. Questo gioco non è abbastanza facile. Eppure tu, Pru, che ti vai a prendere questi giochi difficili. Gioca un Call of Duty che è più facile. Ma ti prego. Gioca... Non lo dire. Preferisco bestemmiare. Siamo. Gioca a Cula World. Ma perché è facilissimo Cula World. Ah, certo. Signori, sapete la cosa bella? Dopo ma guarda che Pruitz ha promesso di fare Cula World, Noi sì, lo stiamo promesso. Ma indovina quando? Ha detto precisamente che dopo Jax giocherà al gioco delle Barbie. È vero. Oh, no, non contare nella mia presenza, No, io ci sarò assolutamente. Non me lo perdo, Pruitz, che gioca a Barbie Racing Ride. Hai capito, Pruitz? Ci sperano. Tu esaudisci loro desideri. Veloce! Sì! Oh mio Dio! E stiamo per poco! Mamma mia! Quanti? Però devo attivarla. È praticamente questo passaggio da su una stanza con un lampadario al centro che dovrebbe affacciarsi all'inizio. Signori, guardate con che maestria Pruitz riesce a saltare le, come si chiamano, i corrimani, le scale. No, non è vero. Però è un tempo. Non è che devi spaccare le teste di tutte quante le... Ecco, le statue. Questo è il trofeo mozzateste, il trofeo boia. Andiamo subito a vedere se... Trofeo, non c'erano ancora i trofei. Per sfortuna. Meno male che non c'era. Com'è meno male? Male meno. Male meno. Era troppo bello, perché tu... E puoi fare quello che vuoi. Poi ti danno anche obiettivi secondari che non servono alla mazza, che puoi anche non fare. Così almeno quando lo platini, quando incontri i tuoi amici, guarda quanto sono faigo, ho preso il trofeo di platino. E l'altro ti risponde: bravo, hai sprecato 30 ore della tua vita per una cosa che non serve a niente. Infatti. Però vale sia per uno che per l'altro. È per questo che è bello. Non c'è nessun passaggio qua. Dici? Dov'è che è? Ma nella stanza del biliardo o vicino? Quelle. Come si chiama? Porte, quei passaggi. Ma aspetta, era dentro la stanza del biliardo o vicino? Vicino. Ah. Oh mio. Ecco qui. Continua. Eccolo qua il telecomando. Oh. Come mai non ha fatto vedere la cascina, come dice Pruitz? Essere povero, essere cassina. Stato un bug. Cazzo, forse è una teoria. Probabilmente Pruitz, quando ha fatto uno dei minigiochi, ha preso il, come si chiama, il bonus, no, all'ultimo momento, proprio al secondo zero, e allora l'ha contato come se... Ecco, avendo tre comandi posso prendere quella cosa lì del boss. Quindi se la prossima parte, che è l'ultima parte, la prossima parte di Olgen, ci sarà il boss. Sì. Io salvo. Siamo comunque diciamo una cosa. Vampiro. Per chi avesse mai visto, oh mio Dio, per chi avesse mai visto i vecchi video di Pruitz, c'è un vecchio video di Killing Floor in cui Pruitz dice una cosa strana, che adesso Pruitz ci spiegherà. Dopo, Pruitz, vediamo la prossima parte. Ciao, no, Pruitz.